Salve a tutti maniaci del collezionismo e benvenuti in Figure Maniaci TV! Oggi continuiamo con le Figure Stone Collectible e andremo a recensire il mitico Omo Tokita dall'anime Kengan Ashura. Andiamo subito a vedere la scatola, qui di fronte abbiamo l'immagine del nostro Omo stilizzata, come state vedendo. Ai lati abbiamo le foto del nostro Omo e nel retro abbiamo le varie pose che possiamo dare alla nostra action figure. Ma non perdiamo altro tempo ed andiamo ad aprirlo subito. Oh, ed eccoci qui con il nostro Omo Tokita fuori dalla scatola. Andiamo subito a vedere gli accessori. Partiamo come sempre dall'effect. Abbiamo l'effect del pugno con questi schizzi di sangue, diciamo, molto molto bello. E va inserita la mano qui dentro, ovviamente. Poi abbiamo due teste intercambiabili. Abbiamo un volto con il mezzo sorrigino. Guardate che meraviglia. E un volto a denti stretti, realizzati molto ma molto bene. Poi per la prima volta ci danno in dotazione un altro busto intercambiabile che è più articolato, come vedete. Questo qui manca le articolazioni qui sotto, perché così potete ricreare delle pose più realistiche di quando in piedi. E se volete fare invece delle super pose avete questo qui che è articolato anche qui sotto. Bellissima chicca. Poi abbiamo quattro paio di mani intercambiabili. Abbiamo questo paio bellissimo, come sempre in gomma morbida, potete piegare le dita, spettacolo. Poi abbiamo queste mani aperte. Guardate i dettagli delle unghie, questo paio a palmo chiuso e questo paio semi aperto, molto ma molto belle. Andiamo a vedere più nel dettaglio il nostro Omo e devo dire che è realizzato benissimo. Non mi piacciono tanto le proporzioni perché l'hanno fatto abbastanza piccolo, non mi piace questa cosa qui, però comunque i dettagli, come state vedendo, dei muscoli sono spaventosi, sono meravigliosi. Non so perché non hanno optato anche per lui, visto che subito dopo di lui è uscito il preordine di Bucky, che ha i pantaloncini in tessuto, non so perché non l'hanno fatto anche a lui, peccato, però comunque sono realizzate alla perfezione. E guardate anche i piedi e anche tutti i muscoli delle gambe, spettacolo. Passiamo alle articolazioni del nostro Omo, il polso può andare giù, può andare su, può ruotare, doppia articolazione qui al gomito, rotazione con il bicipite, il braccio può andare giù, può andare su, può andare avanti, può andare indietro, benissimo. Butterfly joint qui alla spalla, le gambe si aprono perfettamente in questo modo qui, posso andare avanti, posso andare indietro benissimo, rotazione splendida qui alla coscia, non ti fa neanche sembrare che stai ruotando la gamba, meravigliosa. Doppia articolazione qui al ginocchio, il piede può andare su, può andare giù, può ruotare, può andare a destra e può andare a sinistra benissimo. Piegamento qui alla punta. Il busto può ruotare qui sotto e se lo cambiate anche qui sopra può guardare in avanti benissimo e indietro ancora meglio. La testa può ruotare, può andare a destra, può andare a sinistra, può guardare in giù benissimo e in su pure. Passiamo all'altezza della nostra figure, che misura 18 cm. Come avevo detto, le proporzioni sono un po' piccole. Sempre per la linea Storm andiamo a paragonare i leggendari Ryu e Ken, che se vi siete persi i loro due video recensione li trovate qui in alto a destra e qui sotto in descrizione. Poi sempre per la linea Storm, stavolta dedicata a Tekken 7, lo andiamo a paragonare a Jin Kazama e a King, che se vi siete persi anche i loro due video li trovate sempre qui in alto a destra e qui sotto in descrizione. E per finire, come sempre, lo andiamo a paragonare al nostro immancabile Goku, Saiyan Rising Earth e Sage Figuarts. Passiamo ai voti del nostro splendido Omo Tokita e io sono felice in parte per questa figure. Come detto prima, non mi piace la proporzione perché è più piccola rispetto alle altre Stone Collectible, ma è un pensiero mio, magari queste proporzioni sono assolutamente giuste. Se non ricordo male, Omo Tokita era alto 1,82 m, 1,85 m, quindi do un 9 solo per questa cosa qui, quindi è un pensiero personale, perché per il resto questa figura è spettacolare. La somiglianza con l'anime è assurda. Le articolazioni sono spaventose e anche la posabilità, come state vedendo, resta in piedi tranquillamente anche in questa posizione qui. La chicca del body in più è bellissima, mi ha lasciato a bocca aperta, perché nelle altre figure che ho avuto non c'è mai stata questa possibilità di cambiare e mi dispiace moltissimo che non abbiano optato per i pantaloncini in tessuto come hanno fatto con Bucky. Quindi c'è poco da dire, se siete gli amanti come me di Kengan Ashura, questa action figure non può assolutamente mancare nella vostra collezione. E con il nostro muscolosissimo Omo Tokita concludiamo qui il nostro video. Vi ricordo che se volete acquistare queste action figure e tante altre vi lascio qui sotto in descrizione il link di Multiplayer Club. Per chi non avesse ancora visto l'anime vi lascio sempre qui sotto in descrizione il link per vederlo su Netflix. Vi ricordo di iscrivervi ai nostri social Facebook e Instagram che trovate qui sotto in descrizione. Lasciate un like e un commento se questo video vi è piaciuto.
Iscrivetevi al canale ed attivate la campanella per seguire tutti i nostri video. Da Figure Maniaci TV è tutto, vi lasciamo al video delle pose. Ciao ragazzi! You don't wanna fuck with me, don't wanna test your luck with me, 'cause if you try to fuck with me, I'll take all your body parts to a fucking graveyard. 6 feet. I'm ostracized and traumatized by everything. I'm not alright, I'm lost inside, and anything I say you better listen up closely. Mostly I'm the one and only, bring it home slowly, hand your boy the trophy, patience is holy moly. I got him hating on me like Michael hates Toby, forced like I'm Obi, you know the one Kenobi, force fed baloney by phonies, just wanna rule the world, call me Mr. Steel Girl. Easy gave me the referral, now he's worried about a jail. Yeah, coming out strong, I've been here for a long time. Started off online, finish off all time. They can call me crazy 'cause I rap like I got rabies. I'm confident, not lazy, and I'm dominating lately. She want me like some pastries, I'ma give it to these ladies. Like I'm Hefner in my 80s, still I'm pushing up daisies. You don't wanna fuck with me, don't wanna test your luck with me, 'cause if you try to fuck with me, I'll take all your body parts to a fucking graveyard. 6 feet.